Ciao a tutti, benvenuti sul mio canale, bentornati e per quelli che mi seguono già. Oggi vi mostrerò come preparo un ragù con la carne macinata. Allora, in una padella bella grande metto un po' di olio evo. Aggiungo uno spicchio d'aglio. Aggiungo qualche pezzo di cipolla che avevo surgelato. E aggiungo anche qualche pezzo di sedano surgelato. Ora taglio bene una carota a pezzettini, a dadini. Bene, e versiamo tutto nella padella. Facciamo rosolare il tutto per qualche minuto, mescolando ogni tanto. Ci voglio aggiungere ancora un po' di olio. Dopo 3-4 minuti aggiungo un po' di carne macinata. Io ho preso questa qua da Esselunga che è macinata bella fine, la preferisco così. Col cucchiaio vado a spaccare la carne, a ridurla in tanti piccoli pezzettini. E a mescolare bene il tutto. Aggiungo ancora un po' di olio e proseguo a mescolare bene la carne in modo da farla colorare tutta bene mentre soffrigge. Dopo 2-3 minuti aggiungo un bicchiere di vino bianco e continuo a mescolare fino a che la carne sarà tutta completamente colorata. Dopo 2 minuti circa aggiungo mezzo bicchiere di acqua. Vado a coprire e lascio andare ancora per qualche minuto finché si colora bene tutta la carne. Dopo 3 minuti controllo, vedete che un po' si è colorata e un po' no. Allora mescolo bene per far girare la carne, però la maggior parte è quasi tutta colorata, dai. Quindi ora aggiungo 2 bottiglie di passata di pomodoro. Un piccolo trucchetto, io metto un po' di acqua nella bottiglia, la sbatto bene e poi verso tutto nella padella. Questo per raccogliere il residuo pomodoro che è rimasto nella bottiglia e non sprecare nulla. Adesso aggiungo lo zucchero per togliere l'acidità dal pomodoro. Faccio 2 cucchiai in mescolo bene per far sciogliere lo zucchero, poi vado a coprire col coperchio e lo lascio andare 5 minuti con la fiamma media. Dopodiché aggiungo 2 foglie d'alloro. Poi aggiungo un po' di sale e pepe per insaporire bene.
un cucchiaio di sale, un cucchiaio ancora, però vedete sono due cucchiai scarsi, non sono due cucchiai pieni. E un po' di pepe nero macinato. Mescoliamo bene bene. E basta. Adesso copriamo con il coperchio e lasciamo andare il ragù col fuoco, con la fiamma bassa, ok, al minimo, lo lasciamo andare per un'ora. Ecco pronta una gustosa pasta al ragù, veramente molto buono. Se volete il ragù potete tritarlo in modo che uscirà tutto fine fine e le verdure non si vedranno più, ma io lo lascio così perché ai miei figli piace molto. Allora vi piace? Sì, tanto. Buonissima, eh? Sì, al 100%. E ricordatevi, lasciate un like, iscrivetevi al canale e lasciatemi un commento qui sotto. Grazie. Alla prossima. Ciao ciao.